Tutto pronto al Teatro Apollo di Lecce per dare il via ad una stagione in musica indirizzata soprattutto ad un pubblico più giovane. E questa è l'idea dell'Orchestra Sinfonica Oles, che ha cercato di mettere in scena quattro concerti caratterizzati dalla presenza di compositori, direttori e solisti giovani, che testimoniano così l'attenzione al futuro e alle nuove generazioni. Dunque, questa è un'offerta musicale diretta specialmente ai giovani, che sono il pubblico che più è invitato a venire e che più è gradito dal nostro sforzo continuo. E i giovani sono invitati a partecipare sia nell'attività artistica nostra, abbiamo fatto delle audizioni e dell'attività con una giovanile Oles, e sia come pubblico, come studenti, abbiamo rivolto l'invito ai conservatori, il liceo musicale, le scuole medie indirizzo musicale. Quindi l'invito e la sensibilizzazione è diretta veramente al pubblico dei giovani che sono il nostro futuro. Oggi c'è anche un problema per del pubblico, problema, non un problema, ma anche in Germania, anche in tutta l'Europa il pubblico è sempre più vecchio. Allora dobbiamo avere questa pubblicità per i giovani, sì, è molto importante adesso. Si inizia il 17 novembre con la produzione sinfonica nella Puglia del Novecento. Il 24 novembre invece si darà spazio ai giovani romantici, il 30 alla musica e donna e si concluderà il 16 dicembre con Magia ed Opera con Vittorio Prato. Questa orchestra incarna questo rapporto che è assolutamente necessario tra la musica studiata nelle sedi accademiche come processo storico e culturale e la musica come concreta esperienza di ascolto, che non può essere sostituito da nessun ascolto privato, artificiale, ma deve nutrirsi della presenza in teatro e del suono vivo di un'orchestra e di un solista. Ecco perché noi consideriamo importantissimo come complemento e come anche forse fine della nostra attività didattica e scientifica l'avvicinamento dei nostri studenti alla musica, alla grande tradizione musicale della cultura occidentale. Un mix quindi di compositori pugliesi e giovani, un mix di emozioni che si accenderanno con un'anteprima insieme al pianista di fama internazionale Benedetto Lupo, che porterà in scena un omaggio a Beethoven. Con il concerto forse che amo di più di tutti e cinque, che sono bellissimi, ma questo quarto concerto è veramente un capolavoro assoluto. Cos'ha di particolare? Ha di particolare l'interazione con l'orchestra, ha in particolare una sua dolcezza, diciamo un aspetto più lirico che a volte in altri concerti invece è in secondo piano, un aspetto più direi trionfante o battagliero, ecco. E questo concerto è speciale perché ha veramente tutti gli stati d'animo, dai più disperati e più lirici a quelli più gioiosi e trionfanti. Magari, ecco, una musica così densa di contenuti e di emozioni va assaporata più volte e ogni volta dà poi, come dire, un'emozione ancora più profonda, e per questo magari anche pensare a delle formule un giorno di tipo diverso, più colloquiale, anche per esempio un botta e risposta con il pubblico più giovane, come fanno in altri posti, alla fine del concerto, delle domande, anche se magari molte volte i ragazzi sono un po' timidi, no?